Oh, buonasera a tutti da Locusoi Park, sono io stasera, e sì, sono sempre io, c'è cioè un grande varietà di facce, sempre questa faccia, questa c'ho, mi disse Totò, questa tengo, e no, nei primi video non mettevo la faccia, mettevo, perché recitavo poesie, quindi se recito una poesia un po' la faccia distrae, quindi ho messo, ho coperto la telecamera e era un po' come la radio, insomma, poi sono passato dalla radio alla televisione, poi dalla televisione passerò, che ne so, boh, oggi parleremo di Zagor un po' per allontanarci da Diabolik. No, dicevo, sono sempre io, posso metterci il cane qui, ma forse farebbe un po' meglio di me, nel senso che comunque poi assomiglio anche al cane, quindi abbiamo anche un aspetto simile, quindi, tra cani di un lupo ululì, Ukusai bar ulula. Che battuta, adesso non so, mi è venuta così. Prendetela perché non so se è geniale, un po' stupida. No, perché c'ho anche altre due Diabolik, però se andavo avanti a random su Diabolik, ho preso il remake di Palumbo, ne parleremo. Poi c'ho Samuel Stern, poi c'ho Blueberry, poi c'ho Satanic, poi c'ho un sacco di roba, però il problema è sempre quello che io tendenzialmente faccio un video al giorno, quindi un po' devo anche scegliere su cosa fare il video, anche perché essendo solo io, è che posso dire, ora lo fo io faccio Zago e te fai Sataniche. No, diventerebbe un lavoro e capirete. Sì, non vengo proprio pagato tantissimo per questo lavoro. Comunque, come per i Piccinelli, molto Zago, molto atletico, questa posa alla Rodin, insomma, un po' pensatore, mi ricorda. Con questa maschera, il Rufus, è quello, insomma, sempre il solito, quello che ricorda un po' la maschera, vabbè, che insegue questa Nora, o Nora, come si chiama, e vabbè, però, no, partiamo dai disegni di Coppola, che sono nello stile più classico che si può, è un fumetto retro, scusate, è un fumetto assolutamente retro, facciamo 5 secondi, come dice, consiglia il mio consulente scozzese, in realtà di Montepulciano, però vive in Scozia. No, ma fumetto retro, cioè, sembra a volte di leggere gli Zago degli anni 70, cioè Moreno Burattini ha fatto una scelta retro. Ora io non tornerò a parlare di Jenny, perché vabbè, perché ne abbiamo già parlato e basta, nel senso che però Jenny era questo il problema. Nel momento in cui si fosse messa una fidanzata fissa a Zago, è ovvio che lo Zago degli anni 70 doveva sparire, doveva essere sostituito da qualcun altro. Quindi è ovvio perché doveva morire, se c'è stata un'altra scelta. E per avere lo Zago degli anni 70, Jenny doveva stirare i cianchetti, stirare il calzino. Faccio vedere questi disegni molto retro, molto anni 70, cioè anche la parte finale. Non faccio spoiler come va a finire, ma c'è la solita scenetta tra Drunk Duck e Chico. Cioè, sembra di leggere. Cioè, io quando leggo questi Zagor ho proprio l'impressione, e ovviamente è voluta questa cosa, non è che sia casuale, nel senso che Moreno Burattini o chi per lui hanno stabilito che il target di riferimento di Zagor è un target anziano, anzianotto. Prendo il caffè, sì, avete ragione. Io dicevo scimpanzotto, ma io sono rim. Era Lancillotto 008, lo scimpanzotto. No, questa era di ieri. Nel senso, quel telefilm, cioè io guardavo anche da bambino cose demenziali. Poi se si capisce che insomma sono venuto fuori così. Ed era Lancillotto 008, che era uno scimpanzé che veniva doppiato. Ovviamente, non è che parlasse. Però, vabbè, oggi gli animali, e questo, vabbè, questo era ne ho parlato su Diabolik. Sì, come diceva il Papa, correggetemi, correggetemi, perché io faccio questi video proprio così, non è che uno potrebbe dire, ma Pirst, ma informati, vai a cercare su Wikipedia, ma non c'ho voglia. Diciamo che è il bello della diretta, che non è diretta, è il bello della infingardaggine, potremmo dire così, insomma, il bello della cialtronaggine, che sarebbe io. Oh, qui abbiamo Zagor pieno di ferite che però si rimargineranno tutte miracolosamente, perché ovviamente, no, qui scusate, perché sapete, i supereroi, gli eroi dei fumetti non hanno ferite, cioè li possono stroncare, ciabattare, eccetera, eccetera. Qui Zagor c'ha un occhio nero, ma a fine fumetto
gli si cola il sangue dalla bocca, ma a fine fumetto è fresco come una rosa lui, Kesha, bisogna diciamo, una sorta di gene autorigenerante come tutti gli eroi dei fumetti. Allora, che dire di questa storia? È una storia, beh, continua la saga di Rufus, non vorrei fare tanta lunga, niente di, no, qui, cioè, in realtà, il cattivo è questa donna malvagia, che poi mi ricordo da qualche parte ho letto, la madre con i figli pistoleri e banditi, ovviamente spacciatori di whisky tra gli indiani, la madre malvagia, eccetera, eccetera, che ha un senso, la famiglia ossessivo, senso che quelle famiglie dove, insomma, questo è molto realistico, ecco, pur essendo irrealistica la cosa, nel senso ci sono famiglie in cui uno dei, il padre, ma molto spesso la madre, perché la madre è la parte, sembra strano, io che sono, è la madre quella, cioè il legame tra padre e figlio o figlia è quasi inesistente, perché non c'è un legame vero, perché il legame non esiste, si crea. Si crea perché il legame non c'è stato tra te e il figlio e la figlia, tra te e la madre che appunto avete generato la figlia, ma mentre la madre si è tenuto il figlio e la figlia per 9 mesi nella pancia, quindi in realtà il padre sì, poi si affeziona al figlio, però in realtà non, come negli animali non c'è nessun rapporto tra i padri e i figli, tra il cane padre, perché il cane non c'è, e all'animale non ci vede proprio nessun rapporto, non riconosce il figlio, ma perché dovrebbe riconoscerlo? Per riconoscere dovrebbe fare un ragionamento logico, deduttivo, che quell'essere che è nato dall'altra bestia è frutto della sua passione, ma questo ci vuole un ragionamento logico. Alcuni popoli primitivi ritenevano che i figli non avessero alcun legame con l'atto sessuale. Cioè, non popoli primitivi, insomma, popoli non vedevano il collegamento. Perché dovevano vedere? Cioè, naturalmente noi sappiamo che c'è un collegamento tra le due cose. Però non è così intuitivo, nel senso che, anche perché la cosa succede 9 mesi dopo, perché proprio per essere intuitivo uno fa la cosa e nasce il figlio, ma siccome nasce 9 mesi dopo, capite che la cosa non è così immediatamente intuitiva. E perché sto dicendo questo? No, perché questa ovviamente famiglia crudele, matriarcale, ecco, matriarcale, perché non c'è il padre, da quello che scopriamo, la signora ha fatto fare una fine non proprio esemplare. Sì, qui in questa vignetta vediamo appunto il padre e i vari figli e poi il simbolo della famiglia. Famiglia a volte può essere un luogo bellissimo e il peggiore degli inferni. In questo Rauch, insomma, in maniera favolistica o favolosa, insomma, ha raffigurato qualcosa che non c'è bisogno di andare dentro un fumetto di Zagor per accorgersi. Quindi forse questo è il Zagor che si dibatte o combatte contro una donna, insomma, piuttosto tosta, che ovviamente rischia di ucciderlo, è un'idea piuttosto interessante. Questo sì, la storia è una storia classica di Zagor, Rufus, che ricorda appunto il pazzo con la motosega dei film dell'orrore anni 70, che non se gli sparano 77 volte e non si ferma. C'è un solo personaggio nella storia che è simile a Rufus, è Rasput, era Rasputin. Dei nobili russi volevano ucciderlo perché ovviamente influenzava la zarina. Allora, gli fecero mangiare non so quanto arsenio, ma un chilo e mezzo di arsenio. Questo fece un ruttino e non se ne fece né qua né là. Quindi l'ho detto massacrare di botte, buttarlo in un fucile. Fece una roba tremenda, ammazzarlo, che non moriva. E i stessi congiurati non ci credevano. Cioè, io se mi danno un bicchierino di arsenico, credo che dopo 5 secondi sono già all'albero dei pinsuti. Questo se beveva arsenico come se fosse, non so, aranciata Coca-Cola. E va bene, quindi vabbè, questo è quanto. Ovviamente non vi dico che fine farà Rufus, che fine farà Nora, ve lo potete immaginare. C'è la congiura degli indiani, tutta la storia classica, quindi non ho molto da dire,
A parte il fatto che la nemica di Zauro è tanto Rufus, poi Rufus in fondo è un buon ragazzo che insomma ha quest'amore per Nora che, insomma, che la insegue. L'amore è cieco, anche se sei un mostro sanguinario che è così, ma insomma, anche se c'hai anche questa, questo è un mostro sanguinario, insomma, ti puoi innamorare. Il gobbo di Notre Dame, insomma, siamo sempre quegli archetipi lì. E boh, non lo so, una storia che ho letto piacevolmente, ma senza classico Zago, non saprei cosa dirvi. Ecco, il prossimo numero mi sembra siamo sempre. Allora, qui c'è Stasi Dampier, sempre sul West. Io preferisco gli Zagor. In realtà questa di Rufus, cioè, preferisco gli Zagor, diciamo, più fantascientifici dell'orrore. Questo sì, c'è un accenno all'orrore, no, in questo numero qui. Poi esce Zagor più, però capite, anche questo costa 6,90 euro, insomma. Io di solito tendenzialmente, siccome ho preso anche due numeri di Blueberry, insomma, che poi parleremo di Mebius, perché Blueberry ci riporta a Mebius. Mebius giovane, Giro, insomma, è lui. È interessante vedere come Mebius poi ha cambiato, come Hokusai ha cambiato come nome del canale, insomma, Hokusai non è che si chiamasse Hokusai, ma ogni volta che aveva uno stile suo, cambiava stile, cambiava nome. E da Giro siamo arrivati a Mebius, quindi è anche interessante, sarà interessante vedere l'evoluzione da Blueberry, che è un tipo di fumetto assolutamente tradizionale western, fino a Mebius. Insomma, Arzak, cioè, da lì ad Arzak, capito, c'è tanta strada che ha fatto Jerome Bius. È una storia molto interessante, ricorda molto Rambo, ma quindi dimostra che ci si può evolvere, ecco, al contrario di Zago, che è rimasto fermo in una bolla temporale negli anni 70, e da lì Cicro e Drunky Duck continueranno in eterno a fare le loro eterne scenette. Ora, io non è che qui do la stoccata finale. Queste scenette qui sono carine, ma erano carine negli anni 70. Cioè, erano carine, ora veramente hanno perso qualsiasi significato. Cioè, non è che hanno, per me, cioè, voglio dire, torniamo sempre al solito punto: se è un fumetto retro, allora io posso fare un fumetto stile Flash Gordon, con quello stile lì Flash Gordon, e lo posso fare, non succede niente. Faccio uno stile Flash Gordon, Alex Raymond anni 30, 40, però è ovvio che cioè, è una cosa fatta nel 2022 che rimanda a uno stile che non esiste più, quindi non è neanche vero che questo sia il vecchio Zagor, perché è qualcosa fatto ora che rimanda, cioè negli anni 70 quello era lo stile dei fumetti. Fatto ora che rimanda a fumetti anni 70 è già qualcosa di diverso. Non so se mi spiego, cioè qualcosa che se due idem facunt non est idem, se due persone fanno la stessa cosa, non è la stessa cosa, dice la Bibbia. Se tutte e due scrivono lettera A, ognuno di due la scriverà in maniera diversa. Detto questo, non so che dirvi, non prendetelo, non prendetelo, non so, fate voi. Io lo prendo perché sono non uno zagoriano, perché non sono uno zagoriano, però leggo Zagor da tanti annetti, ecco, insomma, tanti annetti. Non leggevo certamente gli Albetti, ma insomma, dagli anni 70 che leggo Zagor, quindi chiamatemi come vi pare, ma insomma, qualche Zagor l'ho letto anch'io. Con questo passo e chiudo.